Francesco Cristoforo torna a trovarci, grazie. Grazie a voi. Grazie, con un saluto alla parrocchia di Santa Maria Assunta a Simeri Creek, in provincia di Catanzaro, perché ogni tanto ve lo portiamo via, ma poi lo facciamo sempre tornare, assolutamente. Dunque, domani è il 1° maggio, intanto bentornato, Don grazie, Francesco. Grazie, grazie, bentrovati. E San Giuseppe Lavoratore, questa è la festa del 1° maggio, quando noi cerchiamo il calendario dei santi. Allora, San Giuseppe è il santo più importante in paradiso dopo la Vergine Maria e ne comprendiamo il perché. Se Maria ha dato i natali a Gesù, Giuseppe è il padre putativo, come si dice, certo, o padre adottivo. Sappiamo bene che la solennità di San Giuseppe è il 19 di marzo, la festa del papà, ma la Chiesa nella sua saggezza affianca tutto il mondo del lavoro, degli operai, e questo in modo particolare lo ha voluto Pio XII, certo, questa figura di San Giuseppe. San Giuseppe che era falegname, carpentiere, quindi uomo dedito al lavoro. Allora, Papa Pio XII lo proclama patrono degli artigiani e degli operai, siamo nel 1955. Questa giornata, questa festa, e queste categorie che noi abbiamo indicato, poi chiaramente quando parliamo di lavoro Don Francesco si amplia a 360 gradi, no? Per tutti i lavori, ci viene da pensare a quei lavori più ingrati, più difficili, più pesanti fisicamente e anche da un punto di vista emotivo, ecco, hanno bisogno di un santo protettore, perché questo è anche il senso del soffermarsi sempre sul concetto di dignità del lavoro. Paola, vedi, il lavoro nobilita l'uomo, no? Ma nel senso che permette all'uomo di avere una dignità, sì, di realizzarsi, di poter guadagnare il pane quotidiano per mandare avanti la propria famiglia. Il lavoro non è sempre facile, no, e il lavoro non sempre c'è. Quante famiglie, quante persone sono senza lavoro? San Giuseppe deve essere questo patrono, questo santo al quale rivolgersi per dire semplicemente questo: caro San Giuseppe, nel tuo amore paterno, dammi la possibilità a me padre, a me uomo, a me donna, a me marito, a me moglie, di non far mancare mai il pane quotidiano nella mia famiglia. E permettemi una parentesi, ci sono persone, uomini, che hanno la grave responsabilità di proteggere il lavoro, di creare il lavoro, di difendere il lavoro, di dare il lavoro, e hanno la grave responsabilità di dare il giusto salario, sì, alle persone. C'è un bellissimo passo della scrittura che dice: non tramonti il salario dell'operaio sotto il vostro tetto. Quindi se uno lavora deve essere pagato. Caro Don Francesco, qui un applauso lo chiedo al nostro studio, perché le tue sono parole che vanno nella sacralità del giorno che si va a festeggiare domani, vanno a colpire tanta parte di un mondo che non solo lavora a fatica, ma non vede rispettata proprio quella dignità. Pagare, esatto, l'uomo che ha lavorato, la donna che ha lavorato, è rispetto innanzitutto. Il culto di San Giuseppe, che è un culto così diffuso, così importante, lo stesso Papa Francesco, insomma, è questo... È colui che ha creduto e che ha protetto la sua famiglia. San Giuseppe è definito con la virtù più bella, l'uomo giusto. Sì. Nel Vangelo Giuseppe non dice una sola parola, ma tutto ciò che avviene nella vita di Giuseppe viene attraverso i sogni, perché Dio gli parla attraverso l'angelo. Papa Francesco ha iniziato il suo pontificato il 19, esatto, di marzo, ed è stato il primo papa ad aggiungere nel canone della messa il nome di San Giuseppe, perché noi nominiamo la Vergine Maria, nominiamo gli apostoli, nominiamo i santi, lui ha aggiunto San Giuseppe. Un'altra piccola curiosità, San Giovanni XXIII, ad esempio, gli ha affidato il Concilio Vaticano II, ed è stato il primo papa anche lui
che voleva chiamarsi con il nome di Giuseppe, ma a quel tempo ancora non si poteva fare questo cambiamento come Papa Francesco, certo, che si chiamò Francesco, e Giovanni Paolo II, ecco, sto dicendo tutti i primi papa, certo, i primi papi, fu il primo papa a scrivere un'esortazione apostolica su San Giuseppe, Redemptoris Custos. Allora, ci voleva il nostro Don Francesco Cristoforo per scoprire tutte, tutte queste cose. Ribadiamo, primo maggio, festa del lavoro, patrono degli artigiani e degli operai, e infatti è il giorno di San Giuseppe lavoratore. Ora, approfittando di avere con noi Don Francesco, siamo andati, in realtà, quando parliamo di Pentecoste, dobbiamo arrivare ai primi di giugno, però inizia, la Pentecoste cammina da lontano, quindi entriamo praticamente nel tempo giusto per la Pentecoste. Esatto, quest'anno la Pentecoste cade il 9 di giugno, perché sono 50 giorni dopo la Pasqua. Penta significa appunto 50, ed è questo cammino della Chiesa dopo la risurrezione verso che cosa? Verso la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Questa è la Pentecoste. Io la chiamo la Pentecoste la festa dei cristiani, ma per quale motivo? Ma perché il cristiano è luce del mondo ed è sale della terra. Lo dice il Vangelo, certo, non lo dice Don Francesco. E se è luce, questa luce deve splendere. Lo Spirito Santo che cosa fa? Accende questa fiammella e la fa ardere. Quindi in questo mondo buio, in questo mondo dove accadono tante cose brutte, ma non solo, grazie a Dio, cose brutte, anche tante cose belle, il cristiano è questa fiammella accesa che illumina. Allora l'augurio che faccio a me, a te e a tutti i nostri cari telespettatori che mi hanno chiesto di salutarti, perché altrimenti mi tolgono il saluto. Ma non se ci non credo lo faccio, a questo, guarda, non ci credo, perché a Don Francesco... di cuore di essere davvero luce per illuminare il mondo e sale per dare sapore. Don Francesco, nel tuo essere parroco, nel tuo essere uomo di Dio, c'è, ecco perché io dico che Don Francesco Cristoforo è una splendida presenza all'ora solare, c'è sempre questa capacità di accendere la luce per tutti anche nelle ore che sono buie. Ecco, noi arriveremo alla Pentecoste, faremo un percorso per la Pentecoste, però forse ci dobbiamo ricordare di portarla nel cuore tutto l'anno, perché viene l'istante in cui si ha più paura, Don Francesco. Ci sono momenti di scoraggiamento, questi sono umani perché siamo uomini impastati di carne e sangue, no? Non siamo dei supereroi, siamo uomini. Siamo fragili, possiamo cadere, però abbiamo questa certezza, che non è certezza umana, è certezza divina. Gesù lo ha detto, io sarò con voi fino alla fine del mondo. Questa certezza mi rende forte perché so che Gesù, cioè colui nel quale io ho creduto, ho sperato, credo e spero, è con me. È al mio fianco, e se il Signore è al mio fianco, di cosa devo temere? Allora, questo Don Francesco che oggi ha scelto di passare con noi questi minuti all'ora solare, e mi piace sottolineare sempre che questi minuti in cui voi lo vedete qui gli costano un lungo viaggio, ed è un lungo viaggio che lui fa con il sorriso, con la dolcezza che lo contraddistingue. Ecco perché dicevo, garantiamo che lo riportiamo e lo restituiamo alla sua parrocchia. E avremo modo ancora di parlare della Pentecoste, che a volte noi qualcuno di noi confonde con la Quaresima, invece sono, incrociamo le idee così, sono, no? Sono due cammini diversi. Due cammini completamente perché differenti. Perché la Quaresima ci porta alla Santa Pasqua, quindi è un cammino per svuotare il cuore dal peccato, mentre la Pentecoste è un cammino per riempire il cuore della grazia di Dio, che abbiamo svuotato prima. E lui te lo spiega in questo modo adorabile. Allora, Don Francesco, rimane un attimo con me, sì, e anche voi, e tutti noi restiamo qua, perché domani sera, primo maggio, siamo alle 21.05, insomma, quando inizia la nostra prima serata, è un'altra puntata di Questa è Vita. Guardate con attenzione, questo vi aspetta domani sera, guardate. Bentornati a Questa è Vita, un'altra puntata per raccontare le storie straordinarie di persone che hanno la forza di cambiare la loro vita e quella degli altri. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Poi sono tornato a galla perché mi manchi tu.
qua questa sera a Questa è Vita, Pupi Avati. Lo strumento che suonavo lo suona uno molto più basso di me, più grasso di me, che di fianco a me. Ah, ecco, vedi. Che si chiama Lucio Dalla. Questa era la palla di colore azzurro che è diventata gialla. Hai fatto una cosa straordinaria. Sì, me lo dicono in tanti. Cioè, lo straordinario per tanti è ordinario per me. Quasi quasi io un salto lo faccio ad andare a trovare Michele e Arianna, chi lo sa, vediamo, vediamo domani sera. Intanto ovviamente un appuntamento, uno dei nostri appuntamenti è la nostra prima serata, da non perdere, così come me lo fate dire, è da non perdere nessun minuto della nostra TV 2000, perché il lavoro, l'attenzione, la cura e la grazia con la quale tutti noi ogni giorno, tutti noi dall'inizio alla fine della giornata lavoriamo, e merita il vostro affetto, e voi il vostro affetto ce lo date. Grazie, grazie a tutti. E grazie al nostro Don Francesco, che facciamo ripartire, ma molto presto ne avremo più con noi. Grazie. Grazie, grazie. Ci rivediamo con la nostra Una Solare. Grazie. Grazie.